Buongiorno, bentornati qua nella nostra galassia. Prima di iniziare il video volevo ricordarvi di iscrivervi al canale, se non lo siete già, e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle uscite dei nostri video. Ancora prima di iniziare il video, vi dico subito che se sentite del casino è perché oggi registrerò con un gatto in braccio che non si vuole muovere. Quindi se sentite un pochino di casino è colpa sua. Iniziamo con i primi video guida di come fare determinate cose in The Division. Saranno guide semplici e la maggior parte dei video saranno solo per i neofiti del titolo. Bando alle ciance, iniziamo subito. Come utilizzare al meglio la flare gun. La flare gun è uno strumento molto utile se si gioca in solo, è utilizzabile in più occasioni durante il gioco, ma per poterla sparare ci dovranno essere determinate condizioni. La più importante è ovviamente quella di trovarsi in una zona controllata dai nemici. Risolta questa condizione, automaticamente verrà segnalato sul nostro HUD la possibilità di spararla. Capito questa semplicissima cosa, però bisogna capire quando utilizzarla. Durante la liberazione dei territori occupati, come succede in realtà su qualsiasi attività di The Division, ci saranno diverse fasi di combattimento, in cui il livello dei mob che ci troviamo contro continua a salire. Ecco, la flare gun sarebbe meglio utilizzarla per l'ultima fase o ancora meglio quella precedente, così da avere un buon appoggio da parte degli NPC che accorreranno in nostro soccorso. Questo perché durante le fasi iniziali dello scontro, ciò che troviamo come nemico di fronte a noi è abbastanza semplice da uccidere e non dovrebbe dare problemi a nessun agente. Altra piccola guida è come lasciare un gruppo. In The Division c'è sempre stata la possibilità di lasciare il gruppo che si è formato tramite matchmaking, o anche lasciarlo perché si deve andare a fare un'attività più importante nella vita reale e stiamo giocando con i nostri amici. Questa funzione però non è ben spiegata e magari alcuni di voi usano l'arresto forzato o l'abbandono missione come soluzione facile. Ebbene, in realtà c'è una soluzione molto semplice che non vi fa perdere nessun oggetto né tantomeno nessuna esperienza lasciando un qualsiasi gruppo. Per farlo, l'opzione è semplicissima. Aprite il menu di pausa, aprite il menu social, cliccate sul vostro nome, si aprirà una tendina, abbandona gruppo. Così facendo, si lascerà il gruppo senza alcuna perdita da parte vostra. Semplice, veloce e non date problemi di blocco, missione o qualsiasi altro problema a chi fino a quel momento ha giocato ed era in gruppo con voi. Con questo è tutto, spero di esservi stato almeno un pochino utile. GG a tutti quanti!